Benvenuti e buona domenica. Siamo qui riuniti tutti insieme, anche se a distanza, per poter celebrare, adorare e glorificare il nostro Dio. Nel Salmo 118 è scritto: questo è il giorno che Dio ha fatto per noi e noi gioiremo e celebreremo in esso. Quali aspettative avete per questa giornata? Quali aspettative avete per questo culto? Io spero che siano molto più grandi di quello che pensate, perché noi crediamo e adoriamo un Dio eterno e glorioso. Che Dio vi benedica. Preghiamo insieme. Signore, Tu che sei il Dio Altissimo, siamo oggi nella Tua presenza per ringraziarti, per innalzare il Tuo nome, per la Tua misericordia e l'amore che Tu hai avuto per tutti noi. Oggi vogliamo chiederti, nel nome di Gesù, che questa preghiera sia innalzata a Te, guidata dal Tuo Spirito Santo, che le persone che ci ascoltano possano essere benedette, che ciascuno dei suoi problemi, Padre, possa essere preso da Te e alleggerire il loro carico, affinché possano camminare con tranquillità verso di Te. Guidali, Signore, in ogni difficoltà e che possano trovare qualcuno che li sia vicino tramite il Tuo Spirito, che si senta la fratellanza fra di loro e che insieme possano portare la Tua luce al mondo. Perché Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Leggo insieme a voi il Salmo 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore. Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate, vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, voi che Gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Leoncelli soffrono penurie e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Amen. Se non abbiamo la tua presenza, no, non lasciarci andare, Signore. Come potremo mostrare che siamo tuoi, se innanzi a noi non ci sei tu? Se non cerchiamo la tua presenza, in tua presenza, no, non lasciarci andare, Signore. Come potranno dire la verità se non parliamo col tuo amore? Se non viviamo in tua presenza, Signore, come potrei donare?
Vorrei condividere con voi la mia testimonianza, quanto Dio si manifesta nel mio quotidiano. Insieme a mia moglie siamo ufficiali del Corpo di Roma e io ho l'incarico della direzione del centro sociale e la foresteria. Nella notte del 30 agosto mi sono trovato davanti a un problema molto, molto difficile all'improvviso, quindi un incendio è successo a l'una di notte e la mia grande preoccupazione era che la sala del culto restava aperta e la mia preoccupazione era chi potrà badare alla sala e io ero stanco. Il Signore ha ascoltato il profondo del mio cuore e due ospiti del centro si sono presentati volontieri a badare alla sorveglianza della sala del culto. Sono rimasti lì seduti fino alle 7 del mattino. E per me era una cosa veramente che mi aveva toccato il cuore e ho sentito veramente la provvidenza del Signore, perché non avevo chiesto a queste persone di sorvegliare la sala del culto e non mi sono anche espresso a nessuno della mia preoccupazione, ma il Signore ha portato soluzione. Il giorno seguente dovevo sistemare la mensa per fare poi il culto della domenica, ma la notte del sabato, con tutte le attività durante la giornata, ero molto stanco e mi sono detto sono veramente stanco e come faccio a finire fino a mezzanotte per sistemare la sala. Mi sono preoccupato molto, ma mentre camminavo per andare in mensa, qualcuno mi ha detto che guarda che la sala della mensa è già preparata. E io sono andato a vedere con i miei occhi, la sala era già preparata. È bello perché c'era un ospite che è venuto, capiva già il meccanismo, ha sistemato la sala senza chiedermi né dirmi qualcosa. È bello quando noi ci rendiamo conto quanto il Signore ascolta il nostro cuore. Mi rendo conto quanto il Signore è presente ogni giorno, continua a manifestare la sua provvidenza nella nostra vita e rendo grazie al Signore. Leggiamo dalla parola di Dio in Luca capitolo 9, versetti 57 a 62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma egli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ma tu va ad annunciare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Amen. Ma quante cose sono successe in questo capitolo 9. Finora Gesù ha affidato una missione ai dodici, ha moltiplicato pani e pesci per 5.000 persone, Pietro ha riconosciuto in lui il Cristo, poi Gesù si è trasfigurato, ha guarito un indemoniato e non è ancora finita. Questo ultimo paragrafo del lungo capitolo 9 si intitola «Come seguire Gesù». Non è un tutorial. Luca ci dice che Gesù è ancora circondato di gente, non solo dai discepoli. E infatti ce ne sono almeno tre. Qualcuno, un altro e un altro ancora. Partiamo da qualcuno. Il fatto che non sappiamo chi abbia fatto la prima affermazione ci aiuta un po' a identificarci. Non è detto che questo qualcuno sia un fariseo, né un malato, né un peccatore, né un discepolo. È un qualcuno qualsiasi. Potrei essere io, potresti essere tu. E questo qualcuno dice: «Io ti seguirò dovunque andrai». Io, in prima persona, dedico la mia vita a niente altro che non sia starti dietro, dovunque, in qualunque situazione. Ma che bella affermazione! Eppure la risposta di Gesù non è né incoraggiante e né piacevolmente stupita.
Non dice: ma sì che bello, vieni con me, vedrai che ti troverai bene, provvederò io a tutti i tuoi bisogni, sarai al sicuro. D'altronde, Gesù aveva già detto a tutti, e lo troviamo nel versetto 23, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la propria croce e mi segue. È questo che posso offrirti, non una casa o delle sicurezze, ma una croce, perché io sono quello della croce. Se vuoi venire con me e non solo essere tra quelli che fanno la stessa strada per poi staccarsi quando le cose si fanno difficili, allora io sono quello della croce. Non sappiamo se quel qualcuno abbia mantenuto il suo proposito o si sia scoraggiato, perché arriva subito il secondo personaggio, un altro. Non sappiamo se nello stesso momento, durante lo stesso cammino, costui viene reclutato direttamente da Gesù. Non era il qualcuno di prima. Forse Gesù aveva visto delle potenzialità in lui, forse lo sfidava. In ogni caso, gli dice di fare quello che presumiamo che il qualcuno di prima non abbia fatto. Questo altro non si spertica in affermazioni definitive come il primo, ma mette subito dei paletti. Vengo, ma prima devo andare a un funerale al quale non posso e non voglio mancare. In questi tempi questa risposta ha un effetto differente. Ci sono tante persone che perdono i loro cari e non possono neppure seppellirli, non li vedono più dopo averli magari lasciati all'ospedale. Cosa c'è di male, diremmo noi? Perché non posso fare una cosa che è giusta, doverosa, che mi aiuterà a superare il lutto? Oggi, dal nostro punto di osservazione, possiamo dire: ma era Gesù. Come ha fatto questa persona a non capirlo? La risposta di Gesù incoraggia a lasciare indietro le cose che non hanno futuro per annunciare il futuro per eccellenza, quello eterno. Qui non si tratta di funerali, si tratta del regno di Dio. E infatti la risposta che lui dà: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va a annunciare il regno di Dio, parla di un futuro. Quelli che hanno sperato solo per questa vita, come dice Paolo nella sua prima lettera alla Chiesa di Corinto, quelli che sono i più miseri tra tutti gli uomini, si dispereranno a sufficienza e forse perderanno di vista la prospettiva eterna. Ancora, gli incontri di Gesù non sono finiti. Ecco il terzo, il Signor, un altro ancora, a completare la successione. È il perfetto mix, un piede dentro e l'altro fuori. Lui si offre come il primo, ma mette condizioni come il secondo. Se i discepoli hanno assistito, potrebbero dire a ragione come Pietro nel Vangelo di Marco 10:28: noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. In questa frase io leggo sempre una sottile ansia, quasi paura di essere saliti sul treno sbagliato. Ma abbiamo fatto bene, Signore? Abbiamo fatto bene? Oggi i credenti potrebbero chiederlo. E sapete chi in particolare? Quelli che veramente si sforzano di tenere fede ai principi, di seguire veramente il Signore ed essere disposti a pagare il prezzo, perché c'è anche chi trova facile essere cristiano. Ma ricordiamocelo, Gesù è quello della croce. Eppure, proprio a questa persona, che sembra avere comunque un progetto di vita, anche se deve sbrigare solo qualche ultima faccenda, Gesù dà la risposta che più conosciamo, parlando di questo aratro. Il fatto è che l'aratro presuppone una vita dedicata ai campi. Se hai un aratro, hai delle mucche, hai un campo, hai in qualche maniera l'attrezzatura tecnica. Non puoi preparare il terreno e non piantare, oppure piantare e poi non zappare. Piantare, arare, sono atti di fede. Preparare la terra perché Dio possa fare la sua opera. Appoggiare la mano sull'aratro non basta. Devi afferrare i manici, devi stringere e devi cominciare a sudare. Quando tornerà, perché credeteci, tornerà, Gesù deve trovarci così, sudati, impegnati, in mezzo alla terra che stiamo preparando, insomma, sporchi, con i calli sulle mani, perché abbiamo retto.
perché il Signore possa giudicarci adatti, cioè al posto giusto, utili al suo regno. Spesso guardiamo a queste tre persone, questi non meglio identificati sconosciuti, con un certo disappunto. Immaginiamo che abbiano tutti lasciato perdere e li vediamo come coloro che non hanno capito poi granché. Pensiamo che erano tutti sulla stessa strada, ma non erano insieme. Che queste persone erano tra la folla, ma non erano con Gesù. Oggi ti chiedo, tu sei con Gesù o tra quelli che a vario titolo lo seguono? Come lo seguirai? Ci ricordiamo che nel capitolo 18 di Luca c'è quest'uomo che chiede a Gesù: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Spesso anche noi dobbiamo compiere scelte importanti, proprio come i tre che abbiamo incontrato oggi. Ma tendiamo a prendere tempo, a cercare strade laterali, a mettere dei tempi. Seguire Gesù non è una specie di scorciatoia per la salvezza o un lascia passare per una vita tranquilla, anzi, annunciare il regno è lasciare ciò che c'è dietro e guardare avanti con intenzione. Chi ara guardando indietro farà solchi storti. Chi comincia a seguire Gesù ma poi cerca altre strade si perderà. Ma chi accetta la propria croce, i calli alle mani e il sudore potrà dire come Paolo: una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questo è tutto quello che conta. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione. Che il Signore ci benedica e ci protegga nel nostro cammino e che il nostro sguardo sia sempre rivolto su di Lui che cammina davanti a noi per illuminare la via verso il regno suo. Amen.